Ciao Gaston, complimenti. Che cosa si può dire dopo quel gol lì? L'hai voluto, l'hai cercato o è venuto un po' così? Lo volevi mettere lì come l'hai? Raccontacelo. Grazie. No, il mister sempre mi chiede di calciare, che è un gran calcio, quindi ci proviamo. È uno dei gol più belli che hai fatto, il più bello nella tua classifica, dove lo metti? Sì, senza dubbio che è un gol bellissimo e importante soprattutto. Sei a quota 8, il tuo record personale? Sì, l'anno scorso ho fatto 4, poi quest'anno non ho potuto giocare nella Coppa Italia, quindi ho giocato un po' di meno partite. Senti, adesso il tuo obiettivo qual è? Intanto ogni gol che segni è un premio che arriva, quindi bene così, no? Aumentare, incrementare. Sì, però cerchiamo di fare bene per la squadra. Adesso rimangono due partite importanti per fare bene, per dimostrare che il Bologna non muore. Peccato che non ci sarai col Napoli. Sì, una bellissima partita da giocare, però ho fiducia nei miei compagni che faranno bene sicuramente. Infatti ti sei arrabbiato per quel cartellino, perché sapevi che ti costava la squalifica. Ci stava quella ammonizione? Senza dubbio, sì. Credo, per me no, però credo che l'arbitro ha visto così e va bene. Senti, si parla sempre del tuo futuro, tu ci pensi o adesso... No, adesso penso finire bene e stare al meglio fisicamente per finire bene il stagione. Però ti fa piacere leggere che tante squadre sono interessate dubbio, a te. Senza dubbio, credo che quello è un premio a quello che uno fa, no? Perché uno sempre vuole migliorare ogni giorno, e quindi che si parli bene di uno. Ma ti fanno più piacere le squadre straniere o italiane quando le leggi sui giornali? Quello si vedrà, la società vedrà che è quello che arriva e cercheremo di fare il meglio per tutti. Il complimento più bello che ti hanno fatto stasera i tuoi compagni dopo il gol qual è stato? Credo che sempre cerchiamo di farlo, i complimenti dentro tutti e fare bene. Hai una dedica per questo gol così bello? Sì, credo che questa squadra va in primo luogo perché si merita questo, ha lottato tanto, poi alla mia ragazza che sempre sa come. Grazie, complimenti ancora, grazie. Dopo risultano non corretti. E il risultato del Lecce di stasera è sicuramente un risultato molto sorprendente, è il bello del calcio e quindi... Credo che alla fine del campionato tutti occuperanno la posizione che hanno meritato per quello che sono riusciti a mettere sul campo. Scusate, il cambio di modulo di oggi, il 4-2-3-1 che avete proposto, votato a cercare di lenire, diciamo, la fase offensiva del Catania, e poi 23 punti fuori casa non è un caso. Ma credo, l'ho già detto in passato, credo che le nostre caratteristiche sono senz'altro più portate a cercare di aspettare un po' di più, anche se non facciamo mai una fase difensiva passiva, ma vogliamo cercare di essere aggressivi in avanti, però i risultati ci stanno dicendo che comunque in trasferta abbiamo fatto sempre sicuramente delle ottime prestazioni e che ce la siamo giocate spesso alla pari con i nostri avversari. E il cambio di modulo è stato dettato soprattutto dalla disposizione in campo del Catania. Sì, io credo che Ramirez per lo specchio sull'Ovi per cercare di venire la regia. Noi cerchiamo di occupare le nostre posizioni, io cerco di mettere in campo i giocatori e sfruttarli al meglio. Poi è chiaro che c'era da tenere in considerazione un avversario molto capace, molto bravo, e cercare di bloccare le loro fonti di gioco. Fa, ha detto mister, spesso le previsioni estive sono sbagliate. Lei ha risposto sul campo, anche chi quest'estate magari non ha avuto fiducia in lei. Guarda, io posso solo che ripetermi in questo senso. Io sono contentissimo di essere allenatore di Bologna. È il gol più bello che hai fatto quest'anno oppure quello di Tacco è meglio? Sì, credo che tutti e due sono bel gol, ma tutti e due anche importanti. Grazie, ciao. Lo spogliatoio senza rimpianti, provare a fare il meglio possibile. Senti, direi che questa sera è lo spirito che è stato il giocatore in più del Bologna. Ti servirà anche domenica, visto che ti mancheranno i tre giocatori di fidati, tutti e tre giocatori importanti, visto anche che sei corto in mezzo al campo. Hai sottolineato una situazione della quale io ero sicuro e della quale vado fiero. Questa squadra ha sempre avuto grande spirito, ha sempre avuto grande capacità di stare dentro la partita, di lottare, di soffrire, di essere una squadra che non molla mai.
Sicuramente lo faremo anche domenica, poi incontriamo un avversario fortissimo, abbiamo qualche mancanza, ma chi giocherà si farà trovare senz'altro pronto e proveremo, ripeto, a fare un'altra partita al meglio delle nostre possibilità per provare a finire la partita, a finire il campionato, ripeto, senza rimpianti, e se riusciamo a mettere qualche punto ancora in più, ben venga, perché credo che la squadra, ripeto, la squadra per il lavoro che ha fatto si merita di finire bene. Buonasera mister. Buonasera. L'esclusione di Diamanti è esclusivamente una scelta tecnica oppure magari ha dato spazio a chi ha giocato meno? No, non è un'esclusione tecnica. Io, per me era doveroso fare questi cambiamenti per due motivi. Uno, perché era la quarta partita in 10 giorni. Uno, perché il Catania aveva giocato anche un giorno prima di noi. 4 partite in 10 giorni nel finale del campionato diventa difficile avere recuperato tutte le energie. E due, perché il merito di questo campionato importante che sta facendo la squadra è di tutti i giocatori che hanno messo veramente nel lavoro tantissimo, e quindi era giusto dare spazio ai giocatori che in effetti, non mi sbagliavo, si sono fatti trovare pronti anche stasera. Io lo chiedo perché Diamanti ha espresso più volte ultimamente il desiderio di provare a conquistare gli europei, quindi magari forse il ragazzo sperava di poterle giocare tutte da qui alla fine. Ma io credo che Diamanti avrà una grandissima occasione domenica con Napoli, non credo che sia una partita in meno a cambiare l'ottimo campionato che sta facendo. E quindi il ragazzo era molto sereno e ha contribuito anche lui, come tutti i suoi compagni in panchina, ad aiutare i giocatori in campo. Ecco, lei da tecnico, mister, si è detto nel corso di questo campionato che il Catania sia stata una delle rivelazioni, no? Per il gioco espresso sul campo. Lei, che ha un po' più di esperienza rispetto a mister Montella, si sente di confermare questa tesi? Io prima della partita, adesso non ho avuto la possibilità di salutarlo, però prima della partita ho fatto i complimenti a Montella per la qualità del gioco espresso dalla sua squadra. Quindi significa che è un allenatore che lavora bene, significa che è un allenatore che ha idee, significa che ha avuto a disposizione sicuramente un buon organico con dei buoni giocatori, ma ha fatto un grandissimo lavoro, e Catania credo che rimanga comunque, al di là del risultato di stasera, una delle più belle sorprese del campionato, e ha giocato con idee, con qualità, con propositività, e quindi complimenti senz'altro ai giocatori e soprattutto a Vincenzo, perché ha fatto un ottimo lavoro.